ragazze, ciao ragazzi. Allora, oggi voglio fare un po' di chiacchiere con voi. Sono in pigiama, sì. E volevo fare proprio queste chiacchiere in pigiama. E mi sto rendendo conto nell'ultimo periodo che ho più bisogno del solito di mettermi qui davanti alla videocamera e chiacchierare liberamente con voi come se fossimo vicini e appunto aprirmi a voi e parlare appunto senza dover necessariamente fare una tematica particolare per il video. C'è Gatto Denver che come al solito è mio fedele assistente, c'è anche Gatto Stellino ma si è messa sul tappeto e non potete vederla. Allora ragazzi, mi sto rendendo conto in questo periodo più che mai di quanto io sia fortunata ad avere una community online come voi, cioè di quanto io veramente debba essere grata all'universo per avere per avervi, perché in un momento in cui sono sola in casa da ormai non ricordo nemmeno più quanto, è veramente molto molto importante naturalmente avere la mia famiglia e i miei amici che sono super presenti, ma anche avere voi è veramente una cosa meravigliosa. So che ci siete sempre, in realtà qualsiasi ora del giorno e della notte ci siete sempre, e voglio ringraziarvi tanto perché in questo momento come non mai veramente siete, non voglio dire solo utili perché lo siete sempre, ma siete veramente indispensabili in questo momento per me, quindi voglio ringraziarvi perché se siete voi di solito che ringraziate me perché vi faccio compagnia eccetera eccetera, ora più che mai, devo farlo sempre, ma ora più che mai voglio ringraziarvi perché siete voi che mi aiutate in un momento difficile. E quello che state facendo per me, mandandomi messaggi, scrivendomi, partecipando, guardando i miei video, scrivendomi i commenti, è veramente una cosa molto molto grande. Forse non ve ne rendete conto, forse pensate, boh, con un messaggio non ne cambia niente. Invece no ragazzi, i messaggi sono tanti, i commenti sono tanti, mi riempiono il cuore, mi riempiono le giornate. Vabbè che in realtà per me non è cambiato più di tanto per quanto riguarda il lavoro, quindi ho sempre giornate molto piene in realtà. Però ragazzi, ci sono dei momenti comunque di sconforto, ho delle giornate di up e down e dei momenti di up e down, ma ho notato che sono proprio delle giornate intere, cioè quando mi sveglio devo vedere come sto e poi ho praticamente quello stesso umore tutto il giorno, quindi non so come mai, ma specialmente in questi momenti down, sapere che se prendo il cellulare voi ci siete è una cosa veramente bellissima, bellissima, quindi veramente in questo momento più che mai mi sto rendendo conto, in realtà sono sempre molto grata di quello che ho e non parlo solo delle cose materiali, però adesso più che mai mi rendo conto di essere molto 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 fortunata ad avervi e ad avere questa community online. Sappiate che siete tanto importanti per me e vi ringrazio di cuore per tutto quello che fate per me ogni giorno e spero di contraccambiare con i miei video dandovi un po' di positività, di allegria, di entusiasmo ragazzi, ok? Quindi lo sapete, io sono fatta così e mi piace trasmettere la positività e l'allegria e se posso rispondo anche sempre ai messaggi privati, mi state scrivendo in tantissimi che non... Naturalmente in questo periodo non state benissimo e quindi mi fa anche piacere insomma parlare con voi e consolarvi un po', poi consolate voi me, quindi è bellissima questa cosa e mi rendo conto veramente adesso più che mai con il lavoro che ho, che è poi una passione che sono riuscita a trasformare in un lavoro, quindi è un piacere per me farlo ogni giorno, è bellissimo, ma mi sto rendendo veramente conto di quanto sia fortunata e di quanto non mi sia resa conto come invece il mio lavoro, che non è considerato il lavoro sicuro per eccellenza, mi sono resa conto in questo momento invece di quanto sia stato sicuro per me questo lavoro, perché posso farlo da casa e come vi dicevo poco fa, se per tantissima gente è cambiato completamente il modo di lavorare perché lavorano da casa eccetera, per noi youtuber è sempre stato così, noi siamo sempre stati un po' pigiama life, ok? Tipo magari siamo vestiti bene sopra e poi sotto abbiamo i pantaloni del pigiama o della tuta con le pantofole, ok? Quindi sono estremamente, estremamente, veramente mi rendo conto fortunata. Non voglio ripetermi costantemente, ok? Non sono qui per dire oh quanto sono fortunata, no, ma è semplicemente il fatto di essere tanto, tanto grata per quello che sto vedendo che sta succedendo. Non bisogna darlo per scontato e non bisogna dare per... appunto per scontato quello che abbiamo specialmente nei momenti difficili, quindi penso che
questo debba anche portarci un attimino a riflettere forse su le cose che davamo per scontate prima, secondo me, su, e me ne sto rendendo veramente conto adesso, già il fatto di andare a casa dei miei amici a cenare da loro e vabbè, c'è questo mio amico che mi prepara tutti i cocktail alla frutta eccetera, oppure vedermi con l'altra mia amica e andare fuori a fare aperitivo, non lo so, sono tutte cose che davo per scontate e che adesso per il momento non sono possibili. Oppure andare a mangiare la pizza con mia mamma, oppure viaggiare, che mi sento come se mi avessero tolto le ali in questo momento. Tutte cose che davo per scontate e che per ogni persona può essere diverso, perché naturalmente in questa situazione ognuno di noi ha un po' perso quelle cose quotidiane che appunto davamo per scontate, e quindi per ognuno è diverso, e per ognuno è diversa questa cosa, ma secondo me è importante pensare un attimino a quello che appunto avevamo, ma soprattutto pensare che non appena ci ritorna, perché la nostra quotidianità ritornerà, nel momento però in cui ci ritorna, cerchiamo di, perché a me piace pensare, no, già appunto a com'è quando saremo ovviamente tornati tutti alla normalità. E voglio una cosa, ragazzi, voglio pregarvi, e mi ripeto da sola di farlo, ok? Quindi dico a voi, ma lo dico anche a me stessa. Non appena torniamo alla normalità, quotidianità che abbiamo avuto per tutta la vita fino adesso, cerchiamo di non tornare subito ad essere dei robot e delle macchine che vanno avanti in automatico. Cerchiamo di soffermarci ogni tanto e dire, che bello essere, poter passeggiare all'aperto, no? E apprezzare anche quello, perché noi queste tante cose che avevamo e adesso per il momento non abbiamo più, ci sono tante persone nel mondo che non le hanno mai avute queste cose. Quindi penso che sia importante nel momento in cui torniamo appunto alla quotidianità a cui siamo abituati, credo sia importante, scusatemi ragazzi, non so mai se si vedono, ma io vedo questi peli che svolazzano davanti all'obiettivo, sono sempre pelidide perché questo pelo sottilissimo svolazza, e poi perdo il filo del discorso, ma sì, e credo che sia molto molto importante questo, proprio quando abbiamo la possibilità nuovamente di fare, di vedere chi vogliamo, di fare quello che vogliamo, ragazzi, ricordatevi di queste mie parole, cerchiamo di soffermarci e apprezzarlo in quel momento e non darlo per scontato. Sì, il primo giorno sarà facile, ma dopo un anno riusciremo ancora ad essere felici, ad apprezzare quello che abbiamo dopo un anno che lo abbiamo ogni giorno? Non lo so, non è facile, secondo me bisogna ricordarsi di questo. E penso che sia anche una cosa che bisogna fare in questo periodo. Facciamolo per noi stessi, per apprezzare quello che abbiamo e quindi essere di conseguenza felici, sereni, sentirci fortunati, perché lo siamo. Quanti di voi si sentivano fortunati prima che succedesse tutto questo? Non credo in tanti, non credo. E in ogni caso, anche se ci sentivamo fortunati, ci sentiremo molto più fortunati quando avremo le stesse identiche cose che avevamo prima. Vedete come cambia la mente, come cambia il concetto mentale, come riesci ad apprezzare tanto le cose quando non le hai, e quando le hai di nuovo, quando le hai comunque non le apprezzi. Secondo me questo è un momento molto importante per tutti a questo mondo, per mettersi a riflettere proprio su questo, cioè tutto quello che avevo e che non apprezzavo, adesso lo apprezzerei, ma ricordiamoci che nel momento in cui lo riavremo, dobbiamo continuare ad apprezzarlo, non solo il primo giorno, perché già immagino sui social il primo giorno e dopo una settimana tutti ci siamo dimenticati, quindi cerchiamo, e lo dico appunto prima me stessa, cerchiamo poi di apprezzare veramente tutto quello, anche le piccole cose che in questo momento tanto rivorremmo. Fatemi sapere, ragazzi, nei commenti come state passando le vostre giornate, se lavorate da casa, se dovete per forza uscire per andare al lavoro, scrivetemi che lavoro fate, di dove siete, come state passando appunto le giornate, che cosa fate, se avete qualche consiglio per me. Per quanto mi riguarda, come ben sapete, sto cercando, visto che appunto ho deciso che mi trasferirò in Olanda non appena sarà possibile, in realtà tornerò a vivere lì perché ci ho già vissuto per 5 anni, come ben sapete, e per il momento sto cercando di organizzarmi e di dare via tutto quello che non mi serve, quindi
sto facendo decluttering non solo dell'armadio ma anche un po' delle varie cosine che ho in giro per la casa, tipo soprammobile, roba che magari veramente non mi serve, che non uso più, che magari è vecchia e magari ho già sostituito, e quindi sto cercando di portarmi avanti così. Volevo anche dirvi che la casa, purtroppo, quella sul canale ammobiliata, è già stata affittata nel giorno stesso in cui hanno messo l'annuncio. C'erano tipo, non lo so, decine e decine di persone, tanto che il primo giorno ne hanno scelte 10 e uno tra quelli praticamente ha potuto affittare la casa. C'è una domanda di trasferimenti, cioè di case in affitto e in vendita in questo momento in Olanda, assurda. Tutti vogliono trasferirsi, lì non c'è la quarantena come l'abbiamo noi, quindi possono tranquillamente fare le visite alle case e possono tranquillamente appunto traslocare, quindi... Ho perso la casa che volevo, perché ovviamente lì appunto stanno andando avanti e quindi qualcuno già ci sta abitando probabilmente, e l'altra è ancora disponibile, però non credo di riuscire, appunto, se questi sono i ritmi e se hanno una richiesta assurda, non penso di riuscire ad accaparrarmela, perché quando riuscirò finalmente ad andare a vederla e a firmare i documenti penso che sarà già affittata. Ce n'è un'altra in realtà che mi piace molto, ve la farò vedere nel prossimo vlog. Sto chiedendo informazioni riguardo a questa. Io sto incrociando le dita che appunto prima possibile riuscirò ad andare su e a dare un'occhiata, perché questa, ragazzi, che ho trovato in realtà mi piace moltissimo. E però appunto ve la farò vedere in un vlog e vediamo un attimino se... In realtà ne arrivano un sacco ogni giorno di case nuove, e però le case che cerco io appunto è un pochino più difficile, perché cerco una cosa sui sopra i 100 metri quadri, che abbia almeno 2-3 stanze con un giardinetto, quindi è un pochino più complicato per me naturalmente, perché ovviamente la scelta è ristretta. Ci sono un sacco di appartamentini piccolissimi lì in centro, queste casette minuscole che hanno tipo su due piani tipo 40 metri quadri, e, però appunto io cerco una cosa abbastanza precisa, quindi è difficile che io riesca a trovare quello che voglio, ma ci sono delle cosine molto interessanti, ed appunto c'è anche questa nuova casa che mi sta piacendo molto e che spero vivamente di riuscire a vedere presto. In realtà non ha importanza, perché come ben sapete io la penso così, credo molto nell'universo e credo che nulla succeda per caso, e tutto quello che succede succede per una ragione, quindi sono molto fiduciosa che se non dovessi accaparrarmi nemmeno questa casa qui, per dire, evidentemente non era destino e ne troverò una ancora meglio. Quindi sono molto elettrizzata per questo mio trasloco, perché sì, in questo momento ci ritroviamo tutti bloccati, però io so che non appena mi sbloccheranno farò questo passo bellissimo, e quindi questa cosa mi dà tanta tanta gioia, tanta emozione e positività. Nel frattempo, secondo me, oltre naturalmente a passare le nostre giornate a riempirle con le cosine, tipo io ho pulito casa, ragazzi, ho spolverato tutte le superfici, poi ho pulito tutti i pavimenti, cioè posso leccare per terra per quanto è pulito, sto pulendo la casa in una maniera allucinante, non ho neanche una cosa da mettere a lavare, cioè un capo, niente, perché sto facendo mille lavatrici, cioè veramente non ho mai tenuto casa così pulita. Ma a parte questo, una cosa molto importante secondo me da fare in questo momento così complicato, che nessuno si aspettava, per non dire sempre appunto difficile, che è scontato, secondo me è importante guardarsi un attimino dentro, cioè guardarsi, catastellina, cercare di guardare un pochino nel profondo di noi stessi e scavare a fondo per vedere, riuscire a vedere quali sono le nostre paure, sentire le emozioni che vengono, poi se ne vanno, poi ritornano, ascoltare senza identificarsi con la nostra mente. Io vi consiglio sempre di leggere i libri di Eckhart Tolle. Questo è un periodo, secondo me, un po' di introspezione, quindi non quello che posso consigliare io, se volete il mio consiglio. Secondo me, appunto, oltre al fatto di concentrarsi nel fare delle cose, appunto come pulire, che ne so, cucinare, riordinare, eccetera, secondo me è anche importante fermarsi un attimino e meditare e guardare dentro noi stessi, capire chi siamo, capire le nostre emozioni, come arrivano, da dove arrivano,
cercare di osservarle, quindi appunto guardarci dentro. Come vi dico spesso, guardando le nostre emozioni, entrando dentro e con gli occhi della mente cercare di vedere il percorso appunto all'interno di noi fino allo stomaco per riuscire a sciogliere quelle brutte emozioni e mandarle via. Quindi questo è un esercizio molto importante che potete fare. Ci sono un sacco di testi su internet che vi insegnano sicuramente meglio di quanto possa fare io, però questo ci tenevo un attimino a dire. Ecco, secondo me è un periodo in cui è importante fermarsi e guardare dentro di noi e migliorarci, perché come vi dicevo ho come la sensazione che in questo periodo chi è cattivo lo diventi ancora di più e chi è buono lo diventi ancora di più, e l'ho notata tanto questa cosa. E il bene vince sempre sul male, no? Quindi c'è sempre più positività rispetto alla negatività, c'è sempre più bene che male, c'è sempre più entusiasmo che disperazione, e questo è importante e quindi mi fa piacere vederci tutti uniti, vederci finalmente empatici verso gli altri. So che già vi avevo menzionato questa cosa dell'empatia, ma non diamola per scontata, perché non tutti sono empatici, ci sono persone che non sono capaci di essere empatiche ed è una cosa molto preoccupante. Ma la cosa bella che ho notato appunto è il fatto di sentirci empatici verso gli altri, finalmente. E quindi, come vi dicevo anche l'altro giorno, magari il vicino di casa che non sappiamo nemmeno chi è, magari invece adesso guardandoci dalla finestra semplicemente con uno sguardo ci capiamo. Ma non è un pochino un peccato che bisogna arrivare ad una disgrazia di questa portata per riscoprire la fratellanza tra di noi, il fatto che siamo tutti uguali? Forse dovevamo capirlo prima, forse molti devono ancora capirla questa cosa, però per quanto mi riguarda vi dico, ragionateci su questa cosa un attimino, perché secondo me, io non so perché, naturalmente, sapete, io la penso così, se qualcosa succede, succede per un motivo. E io non so perché tutto questo stia succedendo, perché non sono nessuno per saperlo, posso soltanto fare delle supposizioni e dico, miglioriamoci, che sicuramente male non fa, ok? E cerchiamo di imparare la lezione che ci è stata data, e quindi non concentriamoci solo a tenerci occupati, cerchiamo anche di stare fermi e appunto meditare un attimino. Altra cosa importante in questo momento, ragazzi, un consiglio piccolo che vi voglio dare è di fare progetti. Sapete che a me piace avere la mente ancorata nel presente, ma secondo me in questo momento fare dei bei progetti è una cosa che ci può aiutare a sviarci un pochino e a risollevare il morale. Quindi quello che faccio io è fare progetti sul trasloco, su cosa farò una volta che mi sarò trasferita. Un'altra cosa che ho pensato di fare non appena mi trasferisco, voglio iscrivermi ad un corso di olandese, perché è vero che la lingua a me lì non serve, lavorando a casa parlano tutti inglese perfettamente, ragazzi, infatti lo dico sempre ai miei amici olandesi, è colpa vostra se non parlo olandese perché parlate inglese troppo bene e quindi non è una cosa che mi serve, ma in realtà lo capisco già l'olandese, specialmente quello scritto lo capisco quasi tutto, quello parlato se parlano piano capisco molto, e io però rispondo in inglese. Quindi la cosa che voglio fare è, proprio per interesse personale, iscrivermi ad un corso di olandese, che è una cosa che ho sempre voluto fare. E quando all'università, quando studiavo lingue, volevo studiare l'olandese, ma non c'era nella mia facoltà, quindi appunto questa sarà un'occasione pazzesca, e poi essendo lì appunto potrò fare anche un po' di pratica. A volte dico de Mezavik di parlarmi in olandese, ma dopo un po' dimenticano e passano all'inglese, quindi è veramente una cosa senza speranza, devo per forza fare un corso. Ma già l'avevo iniziato un corso online quando abitavo nei Paesi Bassi, e quindi per il momento sto continuando quello, ragazzi, che è il corso di Rosetta Stone, e sono molto molto felice perché sto riprendendo appunto e sto approfittando per questo momento di chiusura in casa per imparare una lingua nuova, ragazzi. A me piacciono le lingue straniere, e se
devo stare chiusa in casa, tanto vale impararne una nuova, giusto? C'è internet, quindi ho la possibilità di farlo ed è una lingua che naturalmente mi tornerà utile, perché sicuramente mi tornerà utile. Quindi appunto, cercate di fare progetti belli con magari le persone che avete accanto, se non siete soli, disperatamente soli come me, ma appunto cercate di non focalizzarvi sulla negatività, ragazzi, perché io lo so che è un momento molto difficile, ma voglio invitarvi ancora a non avere paura, ragazzi. La paura, quando è piccola, è più che altro si manifesta in istinto di sopravvivenza, è giusto averla, anzi dobbiamo averla, altrimenti non ci salviamo la pelle quando dobbiamo farlo, ma la paura in sé, quando cresce troppo, ragazzi, non serve a niente, non aiuta a niente, non vi fa vivere bene, anzi la paura vi tiene in un costante, in una costante condizione di terrore, di negatività, di ansia, e questo si ripercuote sulla vostra salute. Uno, non vi fa bene. Due, abbassa il sistema immunitario. Quindi più noi abbiamo paura, più abbiamo ansia, siamo terrorizzati da questa situazione, più le nostre difese immunitarie si abbassano, e non abbiamo bisogno di questo in questo momento. Abbiamo bisogno di positività, di speranza, anche se non è facile, ma è sempre quello il discorso. È proprio nei momenti in cui è più difficile che bisogna essere bravi. Non so perché mi viene da piangere, scusatemi. Troppe emozioni tutte insieme in questo periodo, sono un po' come chiuso nella casa del Grande Fratello. Avete presente che piangono per niente? Beh, io sono diventata uguale, quindi rendiamoci conto. Ma è proprio nei momenti difficili in cui bisogna tirarle fuori queste cose. Nei momenti semplici sono capaci tutti. La forza bisogna trovarla nei momenti difficili, ragazzi. Altrimenti sarebbe facile, giusto? Farebbero tutti. Quindi questo dovete fare, trovate la forza dentro di voi, trovate un pensiero felice, un po' come diceva Peter Pan, trovate un pensiero felice, aggrappatevi a quel pensiero felice, perché so che ce l'avete, mi raccomando, fate cose che vi rendono felici, meditate, pensate a voi stessi, alle persone che avete vicino, approfittate di questo momento, ragazzi, perché non durerà per sempre, grazie al cielo, quindi prima o poi torneremo alla vita di tutti i giorni e ci dimenticheremo in un attimo di questo periodo. Per questo vi sto dicendo, approfittatene, fate cose che avete sempre voluto fare ma non avete potuto fare, e appunto una di queste può essere meditare, una di queste può essere leggere un libro di spiritualità, una di queste può essere guardarvi dentro e vedere quali sono i lati belli e quali sono i lati brutti, e lavorare sui lati brutti, lavorare sulle vostre paure, lavorare sulle vostre incertezze, lavorare sull'invidia che proviamo magari verso gli altri, sulla gelosia, lavorare sulla frustrazione, sul nervosismo, che è una cosa molto molto comune, questo nervosismo che tutti abbiamo nelle nostre vite frenetiche. Fermiamoci un attimo, non abbiamo mai avuto l'opportunità di farlo, se non per uno o due giorni nel weekend, e anche lì appunto non immagino che non fosse proprio una tranquillità, cioè un momento così lungo per guardarci dentro, ok? Quindi cerchiamo di fare questo. È quello che vi dicevo, che mi sto rendendo conto, che le persone buone sono più buone e le persone cattive, è come se questa situazione avesse tirato fuori quello che le persone sono davvero, e chi è cattivo sta diventando molto più cattivo e chi è buono sta diventando molto più buono, e questo me ne accorgo soprattutto nei commenti. Io appunto, che sono a contatto con tantissimi di voi, tantissimissimissimi di voi, mi rendo veramente conto di questo e lo noto dai commenti e dai messaggi che mi arrivano, ed è una cosa che ho notato da subito, mi ha quasi spaventato, perché ho notato proprio la differenza rispetto ai messaggi che mi arrivavano prima, i messaggi che mi arrivano adesso, ed è ovviamente comprensibile, anche se non è mai totalmente comprensibile chi va su internet a offendere o comunque a cercare di buttare giù gli altri, però in questo momento me ne sono accorta ancora di più, quindi vedo che c'è molta negatività, ma c'è anche tantissima positività che supera sempre la negatività, ricordiamocelo, prima o poi vince sempre il bene, vince sempre la positività. Però sto vedendo, in realtà questo non c'entra nulla con i discorsi che abbiamo fatto fino adesso, ragazzi, però sto vedendo diversi commenti che dicono che
che io in Olanda ho qualcuno che mi aspetta, o che nelle mie stories si sentiva un uomo russare, o gente che scrive che loro sanno per certo che io ho già qualcun altro. Ragazzi, volevo soltanto chiarire un po' questa cosa. No, non ho nessuno, ragazzi, sono sola, grazie al cielo. Quindi volevo un po' questo gossip, no? Che capisco, è normale, eccetera, però mi dà un po' fastidio quando racconto una cosa e mi viene detto no, non è così, e io so che invece è così, capito? Però come faccio a dimostrarlo? Quindi mi dà un po' fastidio questa cosa. Però calcolate che se vado a vivere nei Paesi Bassi da sola, evidentemente non c'è nessuno, ma altrimenti rimarrei qua, no? Però sì, questo volevo soffermarmi un attimino su questo per dirlo chiaramente una volta per tutte, per smetterla con questi gossip che immagino comunque andranno avanti, però volevo menzionare questa cosa. E che appunto, scusatemi se non c'entra nulla con il resto del video, ma ricevo molte domande a riguardo, quindi presumo che vi interessi, quindi è giusto anche inserirlo se è una cosa che vi interessa. Altra cosa che vi vorrei chiedere è quali tipologie di video vorreste vedere in questo periodo. In realtà io ho sempre una lista di video che voglio fare lunghissima, ma non posso più fare nessuno dei video che avevo in mente per il momento, quindi vorrei capire da voi che tipologia di video vi piace. Cioè, se dovessi fare 5 vlog a settimana, li guardereste o è meglio diminuire con i video? Volete più video di make up, meno video di make up? Volete, che ne so, fatemi sapere, perché comunque in questo momento per i video non è semplicissimo, ma appunto in tanti mi avete detto che vorreste vedere un video anche in cui pulisco casa e riordino casa, quindi anche questa è una cosa che farò. Però fatemi sapere appunto se avete richieste, eccetera. Farò sicuramente la makeup collection di decluttering, ragazzi, probabilmente la prossima settimana, perché ne ho veramente bisogno, quindi non perdetevi quel video che sarà gigantesco. Però per altre richieste fatemi sapere nei commenti, perché le leggo sempre tutte. Scusatemi di nuovo se questo video era un po' all over the place, cioè un po' incasinato, ho parlato prima di questo, poi di quello, prima di questo, poi di quello, spaziando argomenti, eccetera, scusatemi. Da notare il gatto Denver comunque che si fa sempre il bidet ogni volta che io mi metto a filmare, cioè io non ho veramente più parole. E questo è quanto, mia family. Spero vi sia piaciuto questo video, spero io riesca a tenervi compagnia, a portarvi un po' di gioia, allegria, spensieratezza, anche solo distrarvi la mente per un po' con i miei video, e se riesco a farlo è molto molto importante, e ne sono onorata. Quindi bacio grande, come ogni giorno vi abbraccio forte, venite quando vi abbraccio fortissimissimissimissimo, e niente, ci vediamo lunedì, ragazzi, lunedì, perché oggi è venerdì, quindi buon weekend, ci vediamo lunedì, bacio grandissimo, ciao.